Dunque, allora, andiamo di proiettare anche, perfetto. Dunque, quello che oggi vorrei fare due o tre argomenti diversi, di cui uno principale, però ne approfittarne anche un po' per fare il piano delle prossime, questa settimana e la prossima, e cominciare a introdurre un argomento, visto che state cominciando a pensare al City, che poi svilupperemo poi più avanti, che è quello relativo alle interfacce. Allora, partiamo dalle informazioni pratiche. Venerdì scorso avrete visto, immagino, l'avviso, in aula c'erano zero persone di numero, per cui non me la sentivo di raccontarmi le cose, ma per fortuna avevamo il video della lezione corrispondente dell'anno scorso e ve l'ho rilinkato e va bene così. In realtà oggi all'inizio lezione vado a richiamare un attimo alcuni flash su contenuti di quella lezione, più che altro per riuscire poi a agganciarmi rispetto a quello che volevo parlare, di cui volevo parlare oggi. Va bene. Dopodiché, le invece lezioni future, al di là di oggi in cui parleremo di un argomento che è un pochino teorico, però apre la porta al discorso che avevo annunciato all'inizio del corso, nel senso che tra i vari sistemi, tipologie di sistemi informativi che avete visto lo scorso anno, c'erano tutti quelli legati alla produzione, alla gestione, eccetera, ma il capitolo del libro, ma in generale l'argomento sui sistemi documentali non era stato trattato e quindi me lo sono portato su questo corso. Faceva parte della lezione di venerdì scorso. Però prendo spunto per approfondire un pochino meglio un aspetto che è quello della classificazione, della rappresentazione dei documenti, quindi delle informazioni, degli asset di tipo informativo, per cominciare un po' a introdurvi alla complessità della cosa e, se vogliamo, anche un po' la porta d'ingresso verso temi quali quelli del web semantico, dell'elaborazione dei testi, cose di questo genere, di cui non parliamo in questo corso, però visto che se ne sente parlare abbastanza in giro, magari vi do le basi per poter cominciare a comprendere. E questo è l'argomento di oggi. Domani ho risposto già alla maggior parte di voi individualmente, dedichiamo l'ora e mezza che abbiamo a disposizione a vedere insieme le vostre proposte di tesine. Avevo cominciato a mandare in giro degli orari pensando di dare 10 minuti per gruppo, in realtà il numero di richieste che è arrivato è molto, molto no, è abbastanza superiore a quanto mi aspettassi, no? Che vuol dire che ci sono molte persone invisibili, che va benissimo, di fatto magari seguono, stanno studiando, ma non ho, quindi pensavo di avere un 7-8 gruppi, invece per ora ne ho già circa 15, no? Poi non è detto che tutti arriveranno al fondo, però, e quindi quelli a cui avevo dato un time slot di 10 minuti, probabilmente andremo in parallelo, ci saremo sia io che Bonino, o cercheremo di andare un pochino più veloci. Comunque, nell'ora e mezza dovremo riuscire a sentire tutti. Quello che vi chiedo è, per chi non l'avesse ancora fatto, di mandarci almeno la bozza con un paio di paginette entro stasera, in modo che noi domani mattina ce la guardiamo preliminarmente, altrimenti non ce la facciamo poi a discuterle, con voi. Durante l'ora e mezza che abbiamo a disposizione in aula. Poi dal punto di vista formale, no, quello che avevamo scritto è che la proposta va inviata entro il 14, entro domani, e noi daremo la risposta entro il 14. No, questi sono i passaggi, entro, scusate, il 21, che è venerdì, l'ultimo giorno prima della vacanza. In realtà, come vedete, come è giusto che sia, il processo non è così netto a due fasi, ma è un processo più interlocutorio. Nel senso che già adesso, insieme a voi, abbiamo già cominciato a discutere, a costruire, a fare esempi, ragionamenti. Quello che chiedo è che chi non manda entro domani non si faccia più vivo, ovviamente, no? Nel senso che invece con chi lo manda entro domani non è detto che la versione che mi mandate domani o stasera sia intoccabile, nel senso che lì, nella settimana prossima, a questo punto probabilmente via mail, eventualmente faremo ancora degli aggiustamenti. Noi cerchiamo già entro domani all'una, nella lezione dell'una, di darvi la maggior parte delle nostre indicazioni. Poi
Poi a quel punto voi ci rielaborate una versione che se riuscite ci mandate in giornata, se no va bene anche durante il weekend, in modo che noi abbiamo tempo ancora, eventualmente, se è necessario, di interagire ancora una volta e poi chiudere entro giovedì o venerdì, in modo che voi andiate in vacanza sereni, che sapete che l'argomento è stato definito, è stato accettato e potete cominciare a lavorarci su. Ok? Quindi questo qua non so ancora se, adesso vedremo un po' cosa fare di venerdì 21. Questo è sbagliato, nel senso che ho fatto un errore di copia e incolla. Se dedicare di nuovo venerdì prossimo alla discussione della tesina oppure no, Panettone del Politecnico non ce lo passa, quindi è escluso. Vediamo cosa fare. Lo definiamo strada facendo anche in funzione di quanti dubbi eventualmente siano rimasti a valle dell'iterazione di domani. Mentre invece abbiamo già deciso che è inutile probabilmente fare l'esercitazione del 19, perché già il mercoledì normalmente c'è poca gente, quel giorno lì è ancora un giorno più sfortunato, perché essendo l'ultimo, quindi abbiamo deciso di sospenderla comunque, e quindi non ci sarà laboratorio mercoledì 19, mentre ci sarà invece normalmente lunedì 17. Ok? Poi ovviamente riprendiamo dopo le vacanze quei laboratori dove la maggior parte dei tempi di laboratorio, almeno il 50% del tempo di laboratorio sarà dedicato, dico almeno il 50% perché poi dipende quanti frequenteranno che non stanno contemporaneamente facendo la tesina. Però almeno il 50% del tempo lo dedicheremo a seguire chi sta facendo le tesine, dare aiuti, indicazioni, eccetera. In gennaio. Vi faccio solo notare che per giovedì prossimo è prevista una lezione, no, che molti di voi, di cui molti di voi hanno bisogno, che stanno aspettando, che riguarda l'integrazione mediante REST e non mediante SOAP come tipologia di servizio. Perché visto che avrete visto che molti servizi disponibili in realtà non offrono un'interfaccia USDL SOAP, ma cose più semplificate. Allora cerchiamo di darvi anche qualche elemento in più per poterci lavorare. Quindi giovedì prossimo non perdetelo. Va bene, quindi questo è il piano delle 2 prossime settimane. È ancora incerto cosa faremo venerdì, sicuramente non faremo nulla mercoledì e invece giovedì c'è lezione come al solito. Ok, poi qualcun altro aveva ancora dei dubbi riguardo alla modalità delle tesine, quindi le tesine che definiremo il 21 nelle 2 paginette, diciamo così, di specifica generale, di requisiti generali, dovranno poi essere completate entro la fine del corso, quindi il 18 che è un venerdì o il weekend successivo, attraverso un documento dei requisiti un pochino più esteso, no? Che avrete a questo punto un mese di tempo per sviluppare, per portare avanti. E poi la terza scadenza è quella poi della consegna vera e propria che faremo a cavallo tra febbraio e marzo. Quindi ci sarà tra fine febbraio e inizio marzo, quindi ci sarà un mese e mezzo ancora di tempo per quanto riguarda la realizzazione. Ok. Veniamo a noi invece, se non ci sono domande pratiche o dubbi. Allora, la lezione della settimana scorsa parlava di una tipologia di sistemi informativi un po' diversi, no? E qui cerco solo di richiamare alcuni punti essenziali e poi ricommentare brevemente, trovate nella registrazione, diciamo così, una chiacchierata molto più lunga, ma qui solo per rilacciarmi, ricommentare brevemente questo schema che trovo, a parte la metafora stradale, trovo abbastanza completo, no? È utile se vogliamo anche dal punto di vista della memoria visiva. Sistemi di gestione dei contenuti. Sistemi di gestione dei contenuti, sistemi informativi per la gestione dei contenuti, stanno prendendo sempre maggiore importanza per 2 motivi, diversi, indipendenti. Quindi 2 esigenze aziendali diverse, che però in realtà si basano sulla stessa tipologia di sistemi informativi a supporto. Il primo filone è il fatto che ci sono
un numero crescente di aziende nella cosiddetta, se vogliamo, economia della conoscenza, no? Il cui prodotto, no? Il cui lavoro si esplica attraverso la produzione, la gestione di informazioni, di contenuti, di documenti. Okay? Mentre stiamo passando, no? Dall'economia manifatturiera, in cui alla fine un'azienda produce oggetti, ad aziende invece che tendono a produrre anche contenuti, informazioni, formazione, documentazione, studi, no? Tutte tipologie diverse di fatto prodotti editoriali, che non sono il vero e proprio libro edito, no? Ma sono, diciamo così, informazioni di varia natura, con varia visibilità, pubblica, no, privata, eccetera, ma che sono il cuore dell'attività dell'azienda. Quindi questo è un filone, no? Aumentano il numero di aziende che si occupano di queste cose. E quindi anche esse avranno bisogno di un sistema informativo a supporto del loro lavoro, che non sarà l'MRP, no? Perché non fanno produzione. Sì, la fanno in modo molto più knowledge intensive, nel senso persone che mettono conoscenza e non che mettono, diciamo così, operazioni, manuali. L'altro filone che si appoggia sulla stessa tipologia di sistemi informativi è il fatto che comunque anche nelle aziende di alta natura, pensiamo anche a un'azienda manifatturiera, la quantità di informazione collaterale che circola è sempre crescente. A partire dal informazione, diciamo, non strutturata, cioè non sto parlando dei dati di produzione, dei dati di bilancio, dei parametri economici, del rapporto di fornitori, quelli già sono gestiti dai sistemi informativi esistenti, un ERP già te le mangia tutte queste parti. Però oltre a questo, tu hai tutta la documentazione tecnica, di che cosa? Delle macchine che usi e dei prodotti che crei e delle materie prime che acquisti. Questo un ERP non la vede, il contenuto della documentazione tecnica. Hai tutta le relazioni e documentazione che è necessaria per i 12.000 tipi di certificazioni che oggi devi fare, perché altrimenti se no non riesci neanche a muovere un passo. Certificazione ambientale, energetica, la qualità, sicurezza, 626, tutte queste belle menate, no? Pensando appunto a un caso semplice di un'azienda manifatturiera, poi se le cose si complicano. Quindi c'è tutta una serie di, banalizziamo, chiamiamoli documenti, fino a ieri avremmo detto carta, che deve essere gestita come collaterale ma necessario al processo produttivo principale. Allora, sono due casi estremi, no? Uno in cui l'informazione, il documento è l'asset che produco e che vendo, nell'altro caso è, appunto, l'ho chiamato un collaterale, un costo aggiuntivo, un'attività aggiuntiva, che non è il core, ma è necessario per poter, diciamo così, supportare e produrre il core. In ambi i casi è necessario dotarsi, o è necessario opportuno, conveniente, necessario non è mai, dotarsi di sistemi di gestione di questa mole di informazioni. E visto in senso, come detto qua, questa figura si chiama Enterprise Content Management, no? Quindi sistema di gestione dei contenuti su scala enterprise, su scala aziendale. Poi questi contenuti possono avere una natura più diversa, no? E poi in realtà i sistemi di gestione dei contenuti cambiano anche nome in funzione del modo in cui sono usati, in funzione del contesto in cui sono usati. Per cui se lo scopo del, immaginate un giornale, no? Un quotidiano, che vuole pubblicare la versione web, gestisce contenuti, articoli, eccetera, eccetera, e poi lo scopo finale di questi contenuti è quello di finire su un sito web. Allora, in quel caso spesso si chiama di Content Management System, CMS. Altro è invece un'azienda che deve archiviare documenti, non so, normative, circolari, cose di questo genere. Allora, il sistema invece prende il nome di, spesso, di Document Management System, DMS, no? In cui vai a fare il tuo protocollo informatico, no? In cui vai a memorizzare i vari documenti che circolano, o in forma digitale nativa, o in forma scannerizzata. Se invece, anziché, diciamo così, documenti, fatemi dire, burocratici, gestionali, amministrativi, vado a gestire invece i documenti tecnici, spesso si chiama di
si parla di KMS, Knowledge Management System, no? Sistema di gestione della conoscenza, perché lì vai a gestire la conoscenza tecnica di processo e magari riesci a fare un'indicizzazione anche più fine sui contenuti del documento stesso. Ma sono tutte declinazioni dello stesso schema generale, no? Per cui io mi affido a questa figura qua che le riassume tutte, poi trovate sia nelle slide della volta scorsa che nella presentazione qualche cenno in più ai vari modi, ai vari nomi che si usano, alle varie declinazioni d'uso. Questa figura ci, diciamo così, suggerisce un ciclo di vita. Come tutti i prodotti, anche l'informazione o la conoscenza, quindi chiamo i contenuti in generale, hanno un loro ciclo di vita. Nascono, vengono memorizzati, quindi vengono stoccati, e poi vengono consegnati. No, chiaramente, queste tre fasi saranno molto diverse. Sono diverse sia per natura dell'informazione, in cui la natura principale dell'informazione è che, che è replicabile all'infinito, non si consuma quando la sposto. Cioè, in un concetto di stoccaggio di un bene materiale, nel momento in cui questo viene consegnato, va in delivery, è uscito dal magazzino. Mentre invece in un documento digitale ne esce sempre una copia, ma non c'è motivo per cui il documento non possa rimanere anche a tempo indefinito. Per cui questi sistemi di gestione documentale, a seconda delle varie declinazioni, mettendo l'accento più su alcune o da altre fasi, di fatto gestiscono questi quattro grossi capisaldi, no? Queste quattro grosse vie stradali. Quella che qui è indicata come cattura, dov'è lo zoom? La manina dello zoom, qua. No? L'acquisizione del documento e parla di due sottostrade, no? Che sono identificate come informazione creata dall'uomo e informazione creata dalle applicazioni. Cioè, informazione creata dall'uomo sono il documento Word che voi scrivete, no? Office Documents, il filmato che fate. La figura, il disegno, no? Fatto dall'ingegnere meccanico che fa il disegno del pezzo, o così via. Il documento dei requisiti che avete fatto, i diagrammi UML che fate, sono tutte cose fatte così, manualmente. Oppure informazione creata dalle applicazioni, cioè che esce fuori da un sistema informativo. Voi avete il sistema informativo che vi gestisce il bilancio dell'azienda, questo qui alla fine, una volta all'anno, vi sputa fuori il bilancio consuntivo, non senza un'altrettanta quantità di sudore da parte di chi lo deve gestire e farlo quadrare. Quello alla fine è un PDF o un HTML che contiene un documento, che riporta alcuni dati che tu in forma nativa e strutturata hai ancora nel gestionale. Ma a questo punto hai creato un documento che ha vita sua, ha vita propria. Quel documento lo pubblichi, lo registri, no? Devi inviarlo ai controllori, agli azionisti, eccetera, eccetera, come entità separata rispetto ai dati che continuano a rimanere nel gestionale. Quindi c'è una serie di documenti che vengono generati da sistemi informativi esistenti. E nel momento in cui vengono generati si distaccano, no? da chi li ha creati e continuano una vita come un documento a sé stante. Queste due cose convergono, nel senso che a un certo punto in poi sono a tutti gli effetti un documento che noi al giorno d'oggi tendiamo a immaginare il più possibile che nasca in forma elettronica, ma non è detto. Infatti uno dei primi investitori in tutti questi sistemi di gestione documentale sono state proprio aziende come, fatemi fare un esempio, la Xerox, no? Che fa scanner e fotocopiatrici. Perché qui stiamo parlando di un processo di gestione che informatizza in qualche modo quella che c'è sempre stata come gestione di tipo cartaceo, archivistico. Allora, i primi che avevano la padronanza, no? Dei flussi di gestione dei documenti sono proprio quelli che gestivano il flusso cartaceo, che se andate a vedere adesso catalogo hanno tutti lì. E quindi una parte molto grande, no, del budget messo su queste cose è proprio sulle tecnologie di acquisizione,
scanner aziendali e cose di questo genere, che, dico io da informatico, per fortuna stanno via via perdendo importanza grazie a tutta una serie di processi che non sono solamente di informatizzazione, ma che sono anche, come li chiamiamo, di dematerializzazione. Informatizzare significa prendere un processo, magari materiale, tipo la carta firmata, e portarla nel mondo informatico, e quindi avere un processo informatico che il più delle volte è parallelo rispetto a quello cartaceo. La dematerializzazione significa invece proprio eliminare del tutto la carta, per essere semplici, e dare uguale valore ai processi informatici sottostanti. Vi faccio un esempio molto concreto: i vostri esami. Voi avete un'età intermedia, per cui vi ricordate i primi anni in cui c'erano gli statini. Quando avete fatto il primo o secondo anno, immagino, all'appello d'esame c'era sempre la giornata in cui tu avevi tanto così da studiare, fin sopra i capelli, ma dovevi andare a fare la coda alle macchinette per stampare lo statino, ve lo ricordate? E pesava a voi, ma pesava anche a noi, nel senso che poi all'esame tu devi raccogliere questi statini, tutti, via, perderli, buttarli via, eccetera. Prenderli, staccarli, appiccicarli su un registro, trascrivere a mano il voto, ok? E poi firmare il registro alla fine. Quindi la registrazione dell'esame è un documento legale, perché parte da un documento rilasciato dalla segreteria che attesta, lo statino cosa serviva? Attestare il fatto che voi avevate il diritto di sostenere l'esame. Perché se per caso uno si dimenticava di pagare le tasse, la macchinetta lo statino non lo stampava. O se non aveva il corso nel carico didattico, o se. Quindi quello è un documento che diceva: questa persona che hai di fronte, se è veramente lui, può dare l'esame. E dopodiché veniva trasformato con un meccanismo barocco di incollaggio e trascrizione manuale in un verbale d'esame, su cui scrivevamo i voti e le firme. Poi c'è l'altra metà del processo, che è ancora più pesante, in cui noi docenti alla fine della sessione prendevamo i nostri registri, li portavamo in segreteria studenti. E lì c'erano persone che passavano in modo abbastanza infelice le giornate a ricopiare quei voti. Prendevano il verbale, uno per uno, stappavano la pagina, in realtà c'erano due copie, quella che resta docente e quella che resta segreteria, rimanevano copie del verbale in segreteria, la ricevuta da noi, e le persone uno per uno. Per cui magari davate l'esame oggi, il voto lo potevate vedere dopo 2 settimane. Perché c'era un lavoro immane, immaginate alla fine di ogni sessione d'esame c'erano migliaia di voti registrati. Ok, a questo processo oggi, qua da noi, al Politecnico, è stato già quasi totalmente dematerializzato. Il quasi è solo relativo ad alcuni docenti che non c'hanno voglia di farlo, perché sennò le procedure ci sono, tutte, per cui non esiste più nulla di cartaceo. È stato dematerializzato per gradi. La prima cosa che è stata fatta è stata eliminare gli statini, tranne alcuni docenti che ci tengono ancora, no? Sentire il profumo della colla, probabilmente la sniffano. Che tra l'altro erano un costo per il Politecnico incredibile, perché sta roba costava ogni singolo pezzo di carta. Ogni appello ne andavano, perché poi uno per sicurezza stampava di tutte le materie, e quindi andavano via 10.000-15.000 pagine per sessione d'esame, no? Nel costo di qualche decina di centesimi ciascuna, comincia a fare, più la manutenzione, il toner, le stampantine, eccetera, eccetera. Vabbè, e quello è stato sostituito con cosa? È stato sostituito con la prenotazione all'esame, che è un processo per voi più comodo e ha lo stesso valore, perché questa prenotazione viene certificata dallo stesso ente. Cioè si è cercato poco per volta di sostituire dei processi con altri, che fossero non processi paralleli, ma processi sostitutivi. E così via. Anche per la registrazione dell'esame, noi siamo passati dalla registrazione elettronica, dalla registrazione cartacea a quella elettronica. La registrazione elettronica significava che i voti, anziché scrivere a mano sul registro, io li scrivo sul portale, tra l'altro con un'enorme facilità da parte vostra di controllare i nostri errori. Sbaglio a scrivere un voto,
già anche in fase di voto proposto, voi lo potete vedere e dici, ma perché? Perché mi sono sbagliato oppure perché? E quindi cioè, anche, ci guadagna anche come effetto collaterale la trasparenza del processo e la qualità del risultato, perché ci sono dei controlli, metti, aggiungi dei punti di controllo che prima non c'erano o c'erano molto distanti nel tempo. E, nella prima fase noi carichiamo i voti sul portale, dopodiché questi voti, cioè di fatto il portale ci generava un PDF con l'elenco dei voti, noi firmavamo e portavamo comunque questo in segreteria. Quindi è stata una dematerializzazione parziale. Dopodiché il personale della segreteria cosa faceva? Prendeva questo foglio, aveva un codice a barre, acquisiva quel codice a barre e archiviava il foglio. Ma i voti non doveva più ricopiare, pur se fosse su un supporto cartaceo, perché quel codice a barre faceva riferimento a un record che era già nel database, perché li avevamo inseriti noi a mano i voti. Però rimaneva ancora il foglio di carta firmato, perché detto sia un valore legale. Archiviato, nessuno leggeva quei voti se non in caso di problemi, di contestazioni o altro. Adesso abbiamo fatto il passo ancora successivo, che è quello di dematerializzare anche quest'ultima parte, nel senso che la procedura di firma avviene attraverso certificato digitale, codice inviato su cellulare, quindi autenticazione a due fattori per essere sicuri che chi firma, chi dà l'autorizzazione sia effettivamente il docente e non un studente che in quel momento passava al mio ufficio, si è andato sul mio PC e ci ha messo dentro il voto. No? Questo è ciò che avviene in fase di acquisizione. Sostituire un pezzo di carta, diciamo così, affiancare un pezzo di carta, un processo, diciamo, informatico e logistica è facile. Sostituirlo totalmente è un pochino meno facile, soprattutto quando quel pezzo di carta appunto ha delle implicazioni legali. Implicazioni legali come ad esempio il fatto che debba essere impedito a chiunque, compresi, che ne so, voi avete l'amica che lavora in segreteria, che non possa entrare e modificarvi un voto, perché informaticamente in realtà tutto è possibile. Che non succeda che, visto che al Politecnico ci sono blackout circa ogni 2 mesi, quando va bene, che in uno di questi blackout non si perdano i voti. Perché finché c'hai una copia cartacea, puoi sempre dire, vabbè, ci abbiamo 20 persone che ci passano le notti a ricaricare i dati. Ma quella è quella che ha valore legale, perché è il pezzo di carta con la firma di una persona, che poi vengono prese e spedite altra parte per essere conservate. Quando è tutto digitale, invece, devi garantire, adesso vediamo le altre parti del disegno, cosa vuol dire. Ok, dopodiché, dicevamo, una volta che sono catturate, acquisite le informazioni, e il più possibile cerchiamo di catturare dalla fonte in forma digitale unica e non in forma digitale aggiuntiva a una forma cartacea, c'è il problema di memorizzarla. Vabbè, ma qui è facile, nel senso che abbiamo di fatto le tecnologie di memorizzazione, database e cose simili, magazzini dati, nelle quali i documenti vengono parcheggiati. Parcheggiati in modo fruibile, cioè nel modo che sia possibile per le altre applicazioni che ne hanno bisogno fare delle ricerche e quindi ottenere dei risultati. No? Io devo poter in qualunque momento andare a vedere qual è stato il voto di quella persona in quella sessione per quell'esame. Oppure qual è il documento che parla di quel tema che mi interessa. So che è uscita una circolare l'anno scorso su un certo argomento, andiamo a cercarla. Quindi funzionalità di ricerca il più possibile sofisticate. Questo audit trail invece fa riferimento a tenere traccia di tutte le modifiche, quindi ogni volta che c'è un dato, un documento che viene aggiornato, tenere traccia di chi l'ha aggiornato, come, dove, quando, a volte anche perché, no? In modo da poter tracciare la serie di versioni successive. Questa è una memorizzazione di lavoro. Sotto c'è invece un'altra, diciamo così, parcheggio in cui vengono memorizzati i dati con uno scopo completamente diverso, preservare. Preservare significa preservare a lungo termine. Non è detto, preservare a lungo termine significa avere un documento e essere sicuri di poter rintracciare, ottenere, leggere
quel documento e leggere quel documento anche tra 20 anni, tra 30 anni. In alcuni casi tra 100 anni o sempre. No? Pensate a un altro argomento di forte discussione per quanto riguarda la digital preservation, sono i cosiddetti e-book, no? O i libri in formato digitale. Allora, oggi noi siamo in grado di leggere dei libri che sono stati scritti 2000 anni fa, o più. Provate a prendere un file salvato 20 anni fa su un dischetto floppy, con un programma che chissà, 20 anni fa non c'era ancora Word. Provate a leggerlo, a avere bisogno dell'informazione che sapete che c'è lì sopra e riuscire a tenerlo. C'è un problema di supporti che si evolvono con una velocità di evoluzione che è degli anni, non dei decenni sicuramente, dei secoli, dei millenni, beh, e il problema dei formati. No? Voi andate a trovare nei cassetti i floppy di installazione di Windows 3.1. Per dire una cosa banale, guardate i font che c'erano installati col sistema operativo. E i font che invece sono installati su Windows 7. Sono diversi. Per cui anche un documento che tu avevi scritto allora, se lo riapri oggi, lo vedi diverso perché i font sono installati sul sistema sono diversi. I caratteri sono diversi. Questo è un problema comune anche, ad esempio, anche al formato PDF, nel senso che quando apri un PDF, se poi non hai il font installato, non lo leggi. Per cui sono nati una serie di soluzioni di memorizzazione, anche formati di memorizzazione e supporti, che hanno proprio quello come obiettivo. Magari riduciamo la flessibilità, riduciamo il tasso di variazione, il tasso di innovazione, ma cerchiamo di garantire che a lungo termine certe informazioni siano ancora disponibili. Siamo ancora molto indietro su questo, nel senso che da un paio d'anni o 2 o 3 anni l'Adobe ha inventato un formato che si chiama PDF-A, che è una versione del PDF che non ha dipendenze esterne, quindi tutti i font sono nascosti dentro, non ci sono funzionalità aggiuntive, eccetera, eccetera, che è stato pensato per sopravvivere alla prova del tempo come formato digitale. Però nessuno lo sa, nel senso che vedremo poi tra 50 anni se si riuscirà veramente ancora a leggere quel formato. E questo è un problema però comune a molti. L'esempio che mi viene in mente è nel settore aeronautico, no, chi fa aerei, se non sbaglio, deve garantire la documentazione tecnica di tutto, per tutto vuol dire sino all'ultimo bullone che ha acquistato da un fornitore chissà chi, per mi sembra 40-50 anni. Devono essere qualcosa tipo 20 anni dopo la fine commerciale della vita commerciale del veicolo. Questo oggi lo fanno con la carta, perché è l'unico modo sicuro, è collaudato. Se tu non vai a mettere una firma su un contratto in cui dici io mi impegno per 50 anni, sì, se prendi quell'impegno, se lo prendi sul serio, quell'impegno. Devi avere una tecnologia affidabile dietro. E la carta, state sicuri che è affidabile su queste cose. Non è comoda. No? Non è. Così come si vede che appunto una delle modalità per preservare documenti digitali è quella di stamparli, archiviare la carta. Il primo qua di questo elenco qua. È vero che stiamo cercando, si tende a trovare delle soluzioni sempre migliori, no? Non necessariamente basate sulla carta, ma queste sono ancora tutte da provare. I CD, i DVD, qual è la vita di un CD? In condizioni perfette di conservazione, ovviamente, no? Perché se voi il CD lo tenete nel cruscotto della macchina, dopo un mese, se è d'estate, già non riuscite più a leggerlo, no? Nessuno lo sa, si possono fare degli studi, ma la dimostrazione che un CD, che i dati registrati su un CD o su un DVD sopravvivano, non so, 100 anni, non ce l'ha nessuno, perché non sono ancora passati 100 anni dall'invenzione, semplicemente. Allora, sono tutte ipotesi, teorie. Vabbè, questo è un problema molto particolare, molto di nicchia, ma molto sentito per chi fa, appunto, per chi gestisce documenti che abbiano un valore legale, compresi i vostri esami. No? Per cui tutte le notti gli esami che vengono registrati, che stanno sul server del Politecnico, ne viene fatta una copia,
su sistemi completamente diversi che stanno in una stanza diversa, per evitare che anche problemi tipo un allagamento. Se avete qualche amico che faceva, che lavora, studiava al Pier della Francesca, informatica, un paio di anni fa c'è stata un'alluvione, solita Ladora, e ha allagato gli scantinati di tutto il Pier della Francesca dove c'erano i server. Per fortuna i server del dipartimento, non quelli dell'università. Ma lì ha fritto tutto, buttato via, ho ricomprato nuovo. Perché quando va a mollo, l'elettronica di solito non. E poi periodicamente queste stesse informazioni in formato digitale vengono trasferite in un luogo remoto, che non è il Politecnico. Crollasse, ne ce n'è una copia da un'altra parte. Quindi sono problemi, cioè costi non differenti. Quindi sono due problemi molto diversi. Uno è avere un dato disponibile in modo comodo, ricercabile, eccetera, subito, velocemente. L'altro è avere un dato che, se tutto va bene, non andrò mai più a rileggere. Ma se lo dovessi fare, sicuramente lo potrò fare anche a distanza di tempo, in cui tutte le cose che diamo per scontate oggi, non ci saranno più. Ok, e poi c'è la parte di delivery, di consegne. E la consegna può avvenire, qui c'è scritto, attraverso a mezzo stampa, a mezzo web, o in altri tipi di forme di comunicazione elettronica che non sono il web, una tra tutti quella dei mobile. Quindi pensate a ciò che sta succedendo adesso nel mondo dell'editoria, in cui tutte le testate giornalistiche stanno cercando di capire come fare, come rendere sostenibile un passaggio dalla carta a versione digitale, versione mobili. E in questo stanno crollando una dopo l'altra, proprio dal punto di vista della sostenibilità economica, perché al momento non c'è ancora un modello di business consolidato che funzioni. Qua da noi sono cose ovviamente avvengono più lentamente, però negli Stati Uniti testate come New York Times o cose di questo genere sono lì che si barcamenano e non riescono a capire come fare a rendere sostenibile questo processo. Però è una modalità di distribuzione importante per alcune catene, no? Per alcune, diciamo, catene del valore. In altri casi, molto importante, discussione su web. Pensate anche a tutta se vogliamo, la galassia dei blog e cose di questo genere e tutto ciò che c'è di associato, oltre ai portali aziendali e cose di questo genere. E tutti questi canali, no, in un sistema di gestione documentale integrato, vanno ad accedere in lettura allo store dei documenti e semplicemente prendono informazioni e la riformattano, la riadeguano, e la trasmettono sul mezzo trasmissivo. Di mezzo che cosa ci stanno? Ci stanno due cancelli. Uno è eventualmente l'adattamento del formato e l'altro è i permessi d'accesso, chi può avere accesso a che cosa. A parte questo c'è poi il problema di consegna. Anche qua sono tutte soluzioni diverse. Vabbè, qui lasciamo perdere le isole laterali. No, quindi questo è, se vogliamo, le grosse aree di intervento. Di queste aree di intervento, io adesso quello che voglio approfondire è un paio di punti che sono legati a questa etichetta qua, classificazione, che poi in realtà è molto legata alla ricerca e al reperimento dell'informazione. Un documento che non sia facilmente ritrovabile non serve a nulla, non serve a niente averlo messo lì, no? È un po', lo penso anch'io quando guardo la mia scrivania, cioè c'è tanta roba lì, però se devo cercare qualcosa, tendenzialmente il metodo è quello della ricerca lineare, nel senso che prendi mano uno per volta, prima o poi sai che è lì e lo trovi, no? Purtroppo. So di non essere un buon esempio su questo. Per quello che non voglio mai carta per nessuno. La capacità di ritrovare un'informazione è tanto maggiore quanto meglio il sistema informativo, qui parliamo di informazione digitale ovviamente, conosce a proposito di quell'informazione, l'ha classificata correttamente,
l'ha indicizzata correttamente. Allora, i modi, le tecniche per rendere ricercabile un'informazione, quindi un contenuto di tipo informativo, se vogliamo sono essenzialmente due, no? La categorizzazione e l'indicizzazione. La categorizzazione, su cui ci andremo adesso a approfondire, dice a quali classi, tra un insieme di classi spesso predefinite, appartiene un documento, con un livello di precisione che può variare, no? Più o meno ampie queste classi. Quindi, per dire, di che tipo è il documento, di che cosa parla, da chi proviene, a chi è destinato, e quindi è una serie di categorie, appunto, all'interno delle quali vai a incasellare quel documento. È il lavoro dell'archivista. L'archivista ha un pezzo di carta, deve metterlo nel faldone giusto, nell'armadio giusto, nello scaffale giusto. In realtà il lavoro che facciamo qui è quello del multiarchivista, perché quel foglio di carta, un archivista classico, lo può mettere fisicamente in un posto solo, quindi deve avere un sistema di classificazione unidimensionale. Mentre noi possiamo questo foglio di carta metterlo in più, contemporaneamente sotto più sistemi di classificazione diversi. Classificato per contenuto, classificato per data, classificato per autore, classificato per ufficio, eccetera, eccetera, contemporaneamente. Mentre invece chi deve fare un'archiviazione fisica deve decidere, ok, armadio 1 entrate, armadio 2 uscite, oppure armadio 1 gennaio, giugno e armadio 2 luglio, dicembre. Ne deve scegliere una di criterio di classificazione. Definire le categorie in un modo, mentre in campo digitale invece abbiamo una categorizzazione multipla e oggi cercheremo di imparare come si fa questa cosa, come si gestisce. L'altra tecnica è quella dell'indicizzazione, cioè avere qualcuno, oggi è facile spiegarlo, come fa Google, diremmo, va a leggere i contenuti e si tiene traccia di un indice dei termini, dei contenuti, delle parole che esso contiene. Oggi la tecnologia permette di fare in buona parte un'indicizzazione di tipo sintattico, cioè trovare le parole. Qualcosa si comincia a fare dal punto di vista dell'indicizzazione semantica, cioè cercare di, non dico comprendere, ma intaccare il significato delle parole, per cui lo stesso termine, se è scritto al singolare o al plurale, lo stesso verbo, se è scritto al presente o al passato, o se uso un sinonimo, in qualche modo il sistema di ricerca è in grado di capirlo. Però su questo ci sono tante promesse, tante aspettative, ma i sistemi che funzionano sono pochi numericamente e tanto costosi. Ma ce ne sono. Sono due metodi duali. L'indicizzazione significa vado a vedere dentro senza pretendere di capire e mi faccio una statistica sull'occorrenza dei termini, delle parole. Poi se faccio un po' di analisi semantica, faccio anche l'analisi della frase, dei verbi, eccetera, ma alla fine non pretendo di sapere nulla a priori di quel documento. Lo apro, lo leggo e a seconda di che cosa ho trovato, mi annoto delle proprietà statistiche di quel documento. Quella parola compare tot volte in quelle pagine, eccetera, eccetera. Quella coppia di parole compare più volte, quell'altra no. Indicizzazione. Categorizzazione invece è il contrario. Non apro neanche il documento, ma mi faccio dire da chi me l'ha dato in quali scaffali va messo. Quindi, da un certo punto di vista, è più semplice, perché non devo entrare dentro al contenuto, e quindi lo posso applicare anche a contenuti multimediali. Cioè, se io ho un video, al giorno d'oggi non c'è tecnologia affidabile che mi dica di cosa parla quel video. Algoritmi che sono in grado di capire che cos'è un video funzionano in nicchie specifiche, cioè c'è l'algoritmo che se gli dai un video musicale ti dice la canzone all'autore, perché si è fatto tutte le firme acustiche delle canzoni, però se gli dai un video qualsiasi non capisce le parole che sono scritte, dette, le persone che ci sono, se non in campi specifici. E allora per contenuti di questo genere l'unica, se prendete un disegno CAD, non c'è un algoritmo che capisce che cosa sia. Si
Sì, magari puoi leggere le etichette che ci avete scritto sopra, ma non è la stessa cosa che capire e rendere ricercabile. A quel punto è importante avere invece un buon sistema di classificazione. Vulgarmente, io dico le cose che scrivo sulla busta, no? Immaginate un documento, io faccio sempre il parallelo con la carta, no? Il documento è un pezzo di carta, lo metto dentro una busta. Sulla busta posso scrivere delle informazioni, che sono informazioni di contesto sul documento, informazioni, fatemi dire, anagrafiche, a proposito del documento. E poi c'è il contenuto del documento, che è a parte. In alcuni casi l'incitazione è in grado, oppure voglio, o desidero che lavori dentro il documento e mi vada a leggere il documento, a prescindere da cosa c'è scritto sulla busta. Quasi facendo meno della busta. Quello che fate sul web non ha la busta, sono pagine web che Google trova e voi trovate la pagina. Non c'è nessuno che a priori ha detto, ha categorizzato questa pagina. Mentre invece, in altri tipi di casi, c'è una esplicita categorizzazione del documento. Allora, quello che voglio fare è ragionare un po' con voi, raccontandovi un'altra cosa che non è questa, perché ho aperto il file sbagliato. Cosa vuol dire a livello di busta? No, perché l'iniziazione dei contenuti, sì, è importante, è quella che, tra l'altro però, è più, da un lato è più semplice da comprendere perché è quella dei motori di ricerca. E dall'altro è quella che dà meno da pensare, nel senso che è un algoritmo che se funziona ti classifica e ti rende ricercabili i documenti bene, mentre invece la classificazione della busta, no, delle categorie a cui appartiene il documento, richiede di essere pensata e impostata, e quindi ha a che vedere anche poi col flusso di gestione. Allora, quella che io volgarmente ho chiamato busta, in termini tecnici si chiama metadati a proposito di un documento. No? Normalmente parliamo di dati, informazioni e metadati che sono, dice il termine dati a proposito dei dati, informazioni sulle informazioni che ho. Quindi questo è un documento, il titolo del documento è un'informazione a proposito del documento, l'autore del documento è un'informazione a proposito del documento, poi magari c'è anche scritto dentro, ma è un'informazione a parte. La data di creazione è un'informazione a proposito del documento. Voi avete probabilmente già visto documenti, no? Che sono previsti magari dai sistemi di assicurazione della qualità aziendale, in cui ogni singolo documento deve avere un paio di pagine davanti che indicano chi l'ha prodotto, in che data, chi è stato provato, quali sono le versioni, eccetera, eccetera. Una pagina o due iniziali che non dice ancora cosa c'è scritto nel documento, ma dà informazioni a proposito di quello che troverai, di come è nato, perché, eccetera. E quindi, adesso io la parte iniziale la faccio un pochino più velocemente, poi ci interessiamo più ai metodi per fare questa informazione. Ragionando di queste cose, ragionando di sistemi informativi che devono gestirle, devo riuscire a separare quelle che sono le risorse, i contenuti, i documenti, rispetto alla descrizione delle risorse stesse. Sono due cose diverse, sono due cicli di vita diversi. Quello che abbiamo visto principalmente è il ciclo di vita della risorsa, del documento. In parallelo a quello, per rendere il documento ricercabile, archiviabile, pubblicabile, eccetera, è necessario gestire dei dati, delle descrizioni a proposito della risorsa. Quindi immaginatevi la risorsa come un foglio di carta con su scritte delle cose e la descrizione è qualcosa che circonda il documento e mi dice, guarda, il titolo di questa risorsa, l'autore chi è? La data di creazione qual è? E fin qui sono relativamente facili, perché titolo è una stringa, l'autore è una o più persone, quasi sempre saranno magari, o lo vedi come stringa, oppure è il riferimento a un dipendente dell'azienda, quindi è un dato strutturato, noi parleremo di metadati strutturati a un certo punto, perché ha un certo tipo. La data, ancora di più. È una data, è un tipo di dato ben preciso. Poi se voglio scrivere, questa risorsa è relativa a un certo insieme di argomenti. Qui le cose cominciano a complicarsi. Perché noi stiamo cercando di scrivere sulla busta, sulla copertina di questo documento, qualche cosa che è relativo al contenuto di cui il documento tratta.
non è difficile scriverlo se lo immaginiamo come stringa. Però se ci immaginiamo di scrivere l'argomento come stringa o come insieme di parole, o come parole chiave, o come tag, no? Pensate a YouTube o cose simili, c'è poi un problema di uniformità. Se ciascuno si inventa le proprie parole chiave, si inventa i propri tag, alla fine non è facile poi ritrovare una cosa perché devi prima inventarti, ma con che parole chiave chissà quell'altra persona l'avrà taggato, l'avrà memorizzato. Quindi questo è un problema assolutamente non banale, no? Lo chiamano content-based classification, classificazione basata sul contenuto. Allora, classificazione basata sul titolo è facile, lo metti in ordine alfabetico, sull'autore anche, sulla data anche, classificazione basata sul contenuto è un problema. Diverso rispetto a quello dell'indicizzazione, perché l'indicizzazione non pretende di dire di che cosa parla il documento, a proposito di che cosa è il documento. L'indicizzazione mira semplicemente a renderlo ritrovabile con un insieme di parole che sono quelle che compariranno nel testo. Quindi sta tutto nella mente di chi cerca. Mentre invece qui si tratta di rappresentare in modo esplicito gli aspetti salienti del contenuto. Chiaro che non rappresenti tutto il contenuto, rappresenti delle categorie. Altre categorie potrebbero essere il livello, no? Il livello di approfondimento, a chi è rivolto. È un documento divulgativo, è un documento interno, è un documento che richiede certe conoscenze per essere compreso, eccetera, eccetera. E poi potrebbero essere altre informazioni che fanno parte del processo, no? Ad esempio il processo di approvazione. Qualcun altro l'ha approvato, qualcuno ne ha dato un giudizio, una valutazione di merito, una valutazione di qualità, eccetera, eccetera. Sono tutte informazioni in più, no? Che ci sono normalmente. Quello che stiamo cercando di fare è capire come gestire a livello di sistema informativo queste informazioni e possibilmente cercare di standardizzare un po' la gestione di questi metadati, di queste informazioni. Sulle risorse lasciamo perdere, no? Nel senso che sul documento può essere di tutto. Quindi che sia un filmato, che sia un documento Word o PDF, che sia una presentazione, che sia un disegno CAD, non è che puoi dire scegliamo un formato unico per tutti. Mentre invece per la descrizione, per i metadati, possiamo pensare di fare dei passi avanti nella standardizzazione della rappresentazione degli stessi. No? Quindi magari io non sono capace a leggere il documento perché non ho installato il CAD con cui l'hai scritto, però voglio essere in grado di capire chi l'ha fatto, quando l'ha fatto, a che progetto è relativo e così via. Quindi le informazioni, diciamo che voglio essere in grado di leggere la busta di qualunque cosa, dopodiché i contenuti della busta solamente di un sottoinsieme, pretendo di essere in grado di leggere solamente di un sottoinsieme di cose, che sono quelle che magari mi interessano, per le quali conosco i formati. E questo ha dato via alla definizione di una serie di standard sui metadati molto ricchi. Quindi tutti questi sono chiamati appunto metadati e, seguendo una filosofia a cui ormai ci siamo abituati, avendo lavorato con tecnologie web, tutti questi metadati si cercherà sempre di rappresentarli sotto forma di coppie nome-valore, sempre. No? Vabbè, perché è la cosa più utile, è più naturale, perché in realtà già queste frasi, no, che abbiamo scritto qua intorno sono tutte basate sul verbo essere. No? Is, is, was, is, eccetera, e quindi uguaglia un parametro, titolo, autore, eccetera, a un valore, il valore del titolo, il valore dell'autore, eccetera, eccetera. No? Già l'abbiamo pensato così. Quindi lo possiamo rappresentare in questo modo. Allora, standardizzare dei metadati cosa significa? Significa da un lato standardizzare quelli che sono i nomi dei campi. Perché l'autore del documento, io lo chiamo autore, tu lo chiami creatore, tu lo chiami estensore, e si anda a capo. Standardizzare il modo con cui sono rappresentate queste cose, quindi decidiamo una volta per tutte in XML e cerchiamo di usare tutti lo stesso,
per evitare piccole variazioni che poi di fatto dal punto di vista del significato non cambiano, non spostano le cose, ma poi creano problemi di interoperabilità. E poi la cosa più difficile invece è concordare uno standard sulla rappresentazione dei campi, dei valori. E su questo ci hanno lavorato in tanti. Allora, innanzitutto abbiamo riscritto questa figura con una rappresentazione copia nome valore. E poi dobbiamo porci i problemi appunto di ragionare su come standardizzare questi campi. Dove è più complicato, perché era quello a cui diciamo, che approfondiremo anche di più, è questo qui, no? Dell'argomento. Quindi a cosa serve? Cosa ci serve? Ci serve un linguaggio comune per descrivere queste annotazioni, queste note. Un linguaggio comune per descrivere i campi, i nomi dei campi e uno per i valori dei campi. E in alcuni casi, soprattutto per i campi di tipo argomento, di tipo content-based, ci serve un modo strutturato, ricco per poter rappresentare questo contenuto. Ci arrivo per gradi. Allora, i nomi dei campi. I nomi dei campi sono tutto sommato un problema più che altro organizzativo. Problema organizzativo perché si tratta di mettersi d'accordo. Il concetto di chi è l'autore di un documento è un concetto semplice. Magari non è tanto semplice perché se andate a vedere la complessità delle normative sul diritto d'autore, non lo sono affatto, però diciamo così, è studiato da centinaia d'anni, quindi si sa di che cosa si parla. Poi, come viene espresso, ci sono tanti sinonimi o quasi sinonimi. Allora, si tratta solo di fare un piccolo passo di buona volontà, del tipo mettiamoci d'accordo su uno. No? Troviamo qualcuno che faccia l'elenco e dice, vabbè, l'autore del documento lo chiamiamo creator. Non author, hanno deciso che diciamo così, la definizione più corretta dell'autore del documento sia il creator. Tra un attimo vi dico anche chi hanno deciso. E la stessa cosa sull'argomento può essere topico, topics, o subject, o subjects, eccetera, eccetera. Qui sto solo, tra l'altro, queste parole sono tutte in inglese. Ma vai a convincere un francese che nel suo sistema informativo l'autore di un documento deve chiamarlo creator. Però non è detto che deve farlo vedere nell'interfaccia utente, ma almeno all'interno del sistema informativo, quando importa e esporta i dati, no? Cerchiamo di mantenere questa uniformità. Dopodiché la data, che sembrava tanto facile, in realtà è molto ambigua. Perché la data de che? La data che ho cominciato a scriverlo? Che ho finito di scriverlo? Dell'ultima modifica? Dell'approvazione, della pubblicazione, sono tante date diverse, quindi date da solo non vuol dire niente. Quindi è necessario, cioè, qui non stiamo, sai, affrontando problemi astronomici, cioè sto cercando di evidenziare quelle che sono le possibili ambiguità e chiedendo che qualcuno svolga il lavoro noioso di emettere uno standard e poi saremo ben felici di seguirlo. Allora, sulla parte di informazioni generali sui documenti, uno standard c'è già da 15 anni probabilmente, che prende il nome di Dublin Core. Vediamo se ho un esempio, ecco. Dublin Core, se voi cercate Dublin Core su internet, vi trovate sicuramente, no, la specifica completa. Questo è uno schemino che riassume quelli che sono le parole chiave, i tipi di campi che sono stati definiti da questo standard Dublin Core, che è il risultato di un progetto internazionale, ovviamente, in cui ci sono stati i contributi di tutti. Vedete che c'è creator, c'è language, c'è subject, quindi l'argomento si chiama subject. La data, c'è una date, e poi ci sono tutti questi vari sottotipi di data. Description, che è diverso da subject. Subject è tipicamente un argomento preso da un elenco di argomenti possibili, description è una sorta di abstract, no? Una descrizione più estesa, di più righe. E se io lo sto dicendo così a voce, in realtà se andate a vedere lo standard, per ciascuna di queste voci vi spiega come la dovete usare, che tipo di informazioni dovete scrivere. Quindi qualora si debba, e sembra banale, no?
Qualora si debba creare un sistema che deve gestire dei contenuti, cerchiamo di fare in modo che il sistema rappresenti le informazioni sui contenuti, non inventandocele da zero, ma copiando da qui, da quello che ormai è uno standard internazionale. A questo punto il costo di integrazione dell'informazione è virtualmente nullo, perché l'informazione è già strutturata esattamente come gli altri vogliono, non è che vado a inventarmi in modi diversi. Però purtroppo l'acqua calda viene reinventata tante volte al giorno, per cui troviamo sistemi che sono nati così, senza un opportuno studio di quello che poteva essere il sistema di rappresentazione, quindi nel momento in cui devi andare a integrarti, le stesse cose te le dicono, ma in un modo un po' diverso, e così devi farci salti mortali intorno. Vabbè, questo è un esempio di come viene classificata una risorsa identificata da una URL attraverso gli attributi DC, cioè Dublin Core. Questo per quanto riguarda i nomi dei campi. Dublin Core è un esempio, ma poi a seconda del contesto in cui vi trovate, molto spesso c'è già uno standard che dice quali sono i tipi di campi aggiuntivi. Adesso qui ci sono degli esempi qua, ma se voi fate un videogioco, no? Cioè, pensate, su ogni videogioco c'è un bollino che è il PEGI, no? Che dice qual è l'età consigliata. No? Per i ragazzi, i bambini che devono giocare, quindi ci sono i giochi che sono vietati ai minori di 14 anni perché contengono scene di violenza, cose di questo genere. Ma quella è un'altra standardizzazione che definisce dei campi sulla base dei quali, quindi così come anche la classificazione dei film. No? Sono dei campi che ti dicono su una serie di attributi che sono definiti se c'è o non c'è, o c'è tanta o poca violenza, se tanto o poco scene esplicite, eccetera, e quindi attribuisce quella categoria. È una classificazione molto specifica, molto di nicchia, ma serve solamente se tutti aderiscono. No? E in alcuni casi alcuni settori dell'industria si sono accordati su un certo tipo di rappresentazione uniforme. Vabbè, qui ci sono alcuni esempi, tra cui appunto l'MPEG-7 che rappresenta i metadati all'interno dei file MPEG. Ve ne accorgete quando prendete una canzone, l'ascoltate su un lettore MP3. No, gli MP3 che trovate in giro, alcuni sono fatti bene, nel senso che quando lo ascoltate vedete l'autore, il titolo della canzone, perché quelli sono metadati salvati nel modo corretto all'interno del file MP3 stesso. Altre volte invece trovate delle schifezze, o non trovate il titolo, autore sconosciuto e cose di questo genere. Perché chi ha creato quel contenuto digitale, pur avendolo creato, messo a disposizione in modi più o meno corretti, non si è curato di rappresentarne i metadati, l'autore, il titolo, l'album, eccetera. E allora quello stesso contenuto, quello stesso brano è difficile da fruire. Quando avete 12 brani che si chiamano autore sconosciuto, titolo sconosciuto, e i nomi sono in ABCDKFL37.mp3, non lo trovate più, è come non averlo quel contenuto, se non è classificato bene. Se vogliamo, anche l'operazione banale di prendere un file e salvarlo con un nome furbo dentro una cartella sensata, è un'operazione di classificazione. Sto pensando di dargli un nome che rappresenti il contenuto, e una cartella che rappresenti la tipologia del documento, a che cosa è relativo, poi ciascuno sul proprio computer ha un'organizzazione delle cartelle che è diversa, perché riflette un po' la sua organizzazione mentale. Piuttosto che non schiaffare 12.000 file nella cartella documenti, no? Che di fatto re li rende impossibili da ritrovare, se non con la funzione ricerca, che ricerca per contenuto, per indicizzazione, che non si basa sulla classificazione. Quindi è un piccolo passo, se vogliamo, un piccolo sforzo in più che però rende fruibile un contenuto oppure lo rende totalmente non fruibile, quasi come se non fosse esistente. Beh, ma poi ci sono altri problemi più complessi dal punto di vista del valore. Una data è una data, facile. Quindi i campi che il Dublin Core definisce tipo data devono essere rappresentati secondo date, ci sono gli standard ISO per rappresentare le date. Il titolo, dicevamo, è facile perché è una stringa. L'autore è un pochino più difficile. Sembra sempre una stringa, ma in realtà, beh,
Scrivo nome, cognome o cognome, nome? O nome puntato, cognome o viceversa? Dici, sembra banale. Voi pensate solo al fatto che adesso, sempre più, sto parlando dell'università, ad esempio i concorsi o i fondi sono assegnati sulla base delle informazioni che estrai dai database bibliografici, no? Per cui devi sapere esattamente in determinata università, in un determinato dipartimento, quanti articoli hanno pubblicato sulle riviste scientifiche. Allora devi essere sicuro di identificare che quell'articolo è stato scritto da una persona e non da un'altra persona che ha il nome simile, o lo stesso cognome, la stessa iniziale, o persone con doppi nomi, doppi cognomi, eccetera. Se fate delle ricerche su archivi bibliografici trovate le peggiori schifezze. Perché fino a ieri, forse anche un po' oggi, gli editori non si curavano di questo. Cioè il nome di un articolo era quello che c'era scritto sopra. Gli autori lo scrivono in un modo, lo scrivono in un altro, con lettere maiuscole, minuscole, col trattino, chi ha il doppio nome, alcune volte ci mettevano il trattino in mezzo, altri no, ma andava bene tutto, perché lo scopo era quello di stamparlo e renderlo leggibile. Quindi era importante il contenuto, non tanto i metadati. Adesso, con gli archivi digitali, motori di ricerca, eccetera, è diventato più importante. E allora si chiede agli autori, l'editore chiede all'autore maggiori informazioni in modo da poterle rendere disponibili anche in modo strutturato. Però è un'operazione che ha 50 anni di storia, cioè deve portarsi dietro pubblicazioni che. Quindi non è banale. Allora, se io parlassi di documenti in azienda è più facile, perché io il campo autore lo aggancio alla mia matricola del dipendente, così so chi è. Ma se invece sono in un campo in cui gli autori possono essere anche esterni, purtroppo non esiste. Nelle date è facile, c'è un calendario accettato a livello globale, usiamo quello, punto. I nomi delle persone non sono qualcosa che è univoco a livello globale, non esiste un identificatore univoco delle persone a livello globale. E quindi ci si deve accontentare e sperare che nel campo tuo di non avere troppe omonimie. Quindi è un problema che sembra banale, ma non lo è, nel senso che dal punto di vista della memorizzazione del documento va bene memorizzare il nome come stringa, ma dal punto di vista della ricerca, dell'analisi, poi a posteriori di ciò che hai memorizzato, non è un problema banale. Dopodiché, al di là dei campi che sono dei valori puri, quindi dei numeri, delle date, delle stringhe, ci sono dei campi che invece hanno dei valori strutturati. Che ne so, la qualità. Cosa faccio mettere? Un voto da 1 a 10, da 1 a 5? Una scala bassa, medio, alto? Una scala a 3 livelli, a 5? Una scala predefinita? Oppure lascio che chi carica il documento scriva ciò che vuole? Buono, eccellente, mi è piaciuto? Che schifezza? E qui cominciamo a intravedere un pochino la necessità di avere un modo per rappresentare i valori possibili di un attributo. No? Stessa cosa sul livello di accessibilità. Alcune di queste cose, come dicevo, il discorso dei videogiochi ha fatto questo lavoro. Ti ha detto i vari videogiochi a quale età sono disponibili in modo standard. Su quello degli argomenti invece è più complicato. Se vogliamo, questo è il caso limite della difficoltà che abbiamo trovato nel campo della qualità. Il campo della qualità è un campo che tutto sommato è ancora ordinato e numerato. Una serie di livelli, vogliamo dare in senso ordinale, vogliamo dare in senso cardinale, cioè con dei valori numerici oppure con una serie di gradi, ma tutto sommato è facile. L'argomento invece è di per sé un campo multidimensionale, quindi richiede la presentazione più complessa. Vabbè, qui salto questa parte qua che fa vedere che di questi lavori qua sui metadati ce ne sono veramente tonnellate, per cui ad esempio questo LOM sta per Learning Object, Object Metadata, quindi metadati pensati per i contenuti learning object, contenuti educativi. La cosa bella è che ci sono stati fior di progetti di ricerca, decenni di lavoro per definire questi standard, ma trovaste una università che classifica i propri corsi in questo modo, avete trovato
il classico ago nel pagliaio, perché ci sono, ma poi ognuno essenzialmente se ne frega. Vabbè, vabbè. Allora, a questo punto, questo è un po' un problema generale. Quello che ci poniamo adesso, no, è qual è il modo migliore per affrontare invece il problema che abbiamo lasciato in sospeso. Cioè, rappresentare, come rappresentare, qui c'è scritto la conoscenza, cioè come rappresentare il contenuto, l'argomento di cui parla un certo contenuto, che poi in realtà è la classificazione che ci interessa di più, no? Che è quella più complessa, che è quella, come vi accennavo, no? Che porta la strada verso la semantica. Allora, io adesso farei una pausa e poi vi racconto quelle che sono le tecniche di rappresentazione della conoscenza che si usano nei vari sistemi informativi con complessità crescente.